Cosa sto facendo in questa fase di bear market? Come è diviso il mio portafoglio sulla crypto long term investing? Lo vediamo oggi, che cosa ho fatto, dove mi sono posizionato, quale cripto sono presenti nel mio portafoglio, quale logiche sto andando a utilizzare nei prossimi mesi per switchare, eventualmente ci siano delle occasioni con i cosiddetti prezzi a sconto, quelli veri però, non quelli immaginati. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video un po' più approfondito del solito, un po' un video un dietro le quinte, ecco, chiamiamolo così, cioè che cosa sto facendo io, dove mi sono posizionato in questi ultimi mesi, come sto gestendo questo mercato orzo. Vi assicuro che resterete stupiti, secondo me, di alcune mie scelte, alcune mie decisioni. Quindi ho preparato un super foglio Excel, ragazzi, dove vi faccio vedere come in percentuale è diviso e allocato il mio portafoglio, su quali tipologie di criptovalute e poi le logiche che mi hanno spinto un po' a fare questo tipo di scelte. Va bene, ragazzi, allora, da un po' che non lo mostro, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così mi date anche una mano con questi video e soprattutto vi sostenete in queste temperature ipercalde, perché, ragazzi, ancora qui non mi hanno installato il climatizzatore. Quindi in pratica per me, ragazzi, il bear market dura un po' di più perché ci manca proprio il clima. Va bene, allora Bitcoin qui davanti a me, iniziamo subito, ragazzi, con mostrarvi quello che è l'Excel che ho preparato, perché subito da questo Excel andiamo a vedere l'allocazione e dove mi sono posizionato e poi invece ci spostiamo sui grafici perché io sto seguendo delle linee guida che mi hanno fatto scegliere questo tipo di portafoglio in questa fase, che cambierà, ragazzi, perché vi ricordo che io sono un holder o long term investor attivo, non passivo, quindi quello che faccio lo cambio costantemente perché miscelo tutto quello che è il mio background da trader con quello che è il mio background da investitore e le mie decisioni, ragazzi, non sono mai statiche nell'arco dei mesi che vengono, quindi che verranno, perciò non sono uno da testa sotto la sabbia, sono un investitore dinamico, quindi quello che è l'attuale portafoglio in questione cambierà e cambierà in base a determinati filtri, logiche di cui parliamo oggi e poi veramente vi dico, insomma, poi anche a livello operativo come agisco. Allora, ecco qui il mio portafoglio long term crypto investing, come è strutturato in questo momento. So già che qualcuno di voi in questo momento sarà dicendo: ma che cavolo, com'è possibile? Perché Bitcoin ha il 25% di allocazione e gli high risk token, che sono una categoria che ho meglio definita per me, quei token che sono piccoli, che hanno un altissimo livello di volatilità e sono soprattutto suscettibili anche di totale fallimento. Insomma, ecco, parliamoci chiaro. Ovviamente negli high risk token, ragazzi, ci sono anche tanti altri token, ma io sapete bene che sono un investitore molto prudenziale, perciò nei mercati bear qualsiasi token high risk, se non quelli qui presenti, sono stati liquidati tantissimo tempo fa. Allora, iniziamo a partire come è strutturato questa tabella in maniera molto semplice, quelle che sono le indicazioni che ho qui inserito, i settori di appartenenza che sono ovviamente dei settori che ho preso anche da alcuni siti, come per esempio quello di Messari, che indica il settore di appartenenza di una criptovaluta, quindi Bitcoin rientra, fa parte del crypto, del currency. Poi abbiamo le stable coin, che sono invece tutte quelle criptovalute che sono peggate al dollaro. E in questa categoria ho inserito comunque anche alcune criptovalute algoritmiche che sono ancora presenti nel mio portafoglio, perché semplicemente le avevo prese tanto tempo fa e sono iperspeculative, sono progetti che ho deciso di mantenere lì a tempo perso perché non impattano in maniera decente, diciamo, sul mio portafoglio. In questo momento anche di mercato ribassista non mi va di andarle a liquidare, anche perché hanno la capitalizzazione veramente bassa, perciò ragazzi, anche se falliscono, amen, me ne farò una ragione. Poi abbiamo invece quelle che sono le top 20 crypto, che sono le top 20 per capitalizzazione. Ovviamente poi queste oscillano perché man mano alcune salgono e scendono, entrano nelle cap.
Delle top 20, io direi non sono nemmeno le mid cap, ragazzi. Secondo me sono proprio le top cap delle cripto, escluso Bitcoin. E poi gli high risk token, in questo caso come settore, perché sono quei token che, come vi dicevo, sono suscettibili di fallimento, sono altamente volatili, altamente dipendenti dalle scelte del team. Così ho deciso di dividere in questo momento anche il mio portafoglio. Poi in ogni settore ho deciso di inserire quelli che sono gli asset. In questo caso, nelle currency, ragazzi, c'è soltanto, per esempio, Bitcoin. Quanti, che significa la quantity espressa in percentuale, quindi non in valore assoluto, e poi la volatility, che è un tasso che va da 0 a 10, così come la safety level, cioè quello che è il livello di sicurezza percepito, perché parliamo di livello sicurezza percepito a livello personale da una serie di fattori. Influiscono, per esempio, su questi fattori quelli che sono anche dei parametri ripresi da settori della DeFi, per esempio, e da alcuni servizi della DeFi che hanno fatto magari su questo tipo di cripto una serie di analisi, ma poi soprattutto una logica, ragazzi. La Safety in questione non è un tasso di volatilità, per questo avete la volatilità a fianco, cioè non è il fatto che quella cripto sia definibile non stabile. Non è quello, ragazzi. Il tasso di safety è il fatto che quella cripto abbia poca probabilità di fallire. Fallire inteso come essere uno scam e andare totalmente a zero, essere, diciamo, hackerata, sparire, avere un attacco come avvenuto, per esempio, nel caso della questione Luna. Quindi la safety, ragazzi, è un qualcosa che riguarda il fatto che quel progetto sia stabile. Va bene, ovviamente in questo caso, nell'ambito delle stablecoin, ragazzi, io do per scontato che quello che viene dichiarato dal team sia giusto e reale. Quindi, che significa, per esempio, nel caso di Tether, quindi che Tether abbia un controvalore dell'intera sua capitalizzazione in dollari o comunque in strumenti estremamente liquidabili in maniera veloce. Quindi, la stessa cosa USDC e la stessa cosa BUSD. Other, chiaramente, ragazzi, la Safety in questo caso non è 10, ma è 7, perché sono delle stablecoin. Però sono anche altamente oscillanti, perché insomma sono algoritmiche. Da questo punto di vista, ragazzi, però io non vi vado a estrarre tutte queste stable algoritmiche, perché non mi piace parlare di queste cose su YouTube, lo ritengo estremamente pericoloso, e perciò di questo ne parliamo in Academy in separata sede, anche perché, ragazzi, un impatto dell'1% su un capitale significa che su 100.000 euro, 1.000 euro sono messe lì. Quindi fate bene appunto i conti, praticamente è irrilevante questo tipo di investimento sull'intero portafoglio, a prescindere. Quindi sono co cosiddetti restatini presenti dalla vecchia bull run, che sono rimaste qui. Quindi poi la volatility, invece, espressa sempre da 0 a 10, indica il livello di volatilità rispetto al dollaro, quindi come si muove la criptovaluta in questione rispetto al dollaro, quindi al USD. Ovviamente le stablecoin, ragazzi, hanno una volatility zero, perché in sostanza sono quasi sempre pegate al dollaro. Le other, ovviamente, ho messo uno in maniera arbitraria. La volatility di Bitcoin è 6, mentre, per esempio, quelle delle top 20 crypto, che sono ETH, BNB e CRO, in questo momento presenti nel mio portafoglio, ma vedete anche la percentuale irrisoria ormai, perché, ragazzi, anche nell'ultimo rialzo ho chiuso tutti gli ultimi ETH che erano presenti. L'ho pubblicato in Academy. Per in pratica livellarmi a uno dei miei trading system. Quindi, ragazzi, in sostanza, al momento il mio portafoglio è long term crypto investing, non quello da trader. Lo ripeto, ragazzi, non quello da trader, quello da long term investor, cioè quello che io vado a modificare ogni tot mesi barra settimane, se succede qualcosina di estremamente veloce. Ma non tutte le operazioni che faccio a livello di trading, che, a dire la verità, negli ultimi mesi ne ho fatte poche, ragazzi. Poi magari parliamo anche di quello. In questo momento, quindi, il 25% della mia asset è messo su Bitcoin, era il 40%.
pochi mesi fa, poche settimane fa, ora è diventato 25 perché si è svalutato rispetto al resto. Perciò, ragazzi, amen anche da questo punto di vista. 25% resta in Bitcoin, il 60% è diviso in stablecoin in maniera praticamente identica, ragazzi. Ovviamente qui ho approssimato, ma in sostanza è veramente uguale. USDT, quindi Tether e USDC, sono praticamente allo stesso livello. Non ho DAI, perché semplicemente, ragazzi, non l'ho mai utilizzato, quindi non vedevo il senso di andarlo a utilizzare in questo momento. Ho BUSD per alcune cose che faccio anche a livello lavorativo, per quanto riguarda il 5%. E ragazzi, e poi in pratica l'1% di stablecoin di natura algoritmica. Quindi la mia diversificazione in stablecoin in questo momento è fatta in questo modo, ragazzi. Quindi equamente distribuita tra Tether e USDC. C'è anche da dire che una parte di queste USDC, ragazzi, e Tether sono nella exchange FTX. Quindi intanto vi lascio il link in descrizione, ragazzi, di FTX, perché c'è $10 di bonus se non l'avete utilizzato, ma soprattutto perché FTX in questo momento ci dà la possibilità di avere un rendimento solo per mantenere queste stablecoin ferme sull'exchange. Ci danno l'8% fino a $10,000 e poi over ci danno il 5%. Quindi in questo caso sono lì, ragazzi, e sono in USD, perché FTX fa una categoria unica USD dove mette dentro praticamente tutte le stable. Quindi in pratica non so neanche io come l'hanno divisa questa cosa qua. Comunque sono USD presenti su FTX, ragazzi. Vi lascio il link in descrizione e c'è anche una guida sul mio Telegram se volete capire come mettere a rendita semplicemente depositandole, perché hanno mergiato la vecchia applicazione Blockfolio. E quindi insomma un po' questa cosa va detta, ragazzi. Una parte di queste stablecoin è messa su uno dei miei sistemi, il più antico, il Crypto Alpha Age, che in Academy abbiamo utilizzato veramente tantissimi anni fa per degli esperimenti su Bitfinex, perché quello è un sistema che io utilizzo a mo' di rendita e mi rende più o meno il 10% circa, anche il 17%, è arrivato lo scorso anno al 17%, utilizzando dei sistemi particolari di funding misto a dei trading system. Quindi non è prettamente una strategia pulita, quindi solo deposito in stable, però è una strategia fatta da me, ragazzi, e quindi sono comunque stabile, so quello che fa. Quindi insomma per me sono stablecoin messe a rendita su Bitfinex in questo caso come exchange. Quindi quasi tutte queste stablecoin sono messe a rendita, ragazzi, quindi alcune sono detenute in wallet, perché semplicemente non voglio metterle tutte sulle SEPAI. Quelle che sono a rendita sono sulle SEPAI, sono su Nexo e YieldUp, ragazzi. Quindi anche di Nexo e YieldUp vi lascio il link in descrizione, ragazzi. Poi sono su FTX, come vi dicevo, e su Bitfinex per quanto riguarda delle strategie che però non potete farlo voi, perché insomma sono delle strategie create da trading system automatizzati. Poi c'è BUSD, che l'ho messo anche in DeFi. Questo però non rende un granché, vi dico francamente, ma essendo comunque una percentuale molto bassa non mi importa più di tanto, perché la mia scelta di mantenere l'1% di Ethereum e l'1% di CRO. Intanto, ragazzi, BNB e CRO sono presenti nei miei wallet solo ed esclusivamente per i bonus legati alle carte BNB di Binance, appunto, e di CRO. Quindi non sono investimenti, ve lo dico in maniera molto chiara, sono utility, quindi sono messe lì per me, per farmi avere il 3%, lì non mi ricordo quant'è, di Binance, il 2% adesso sceso di CRO per la carta, per avere i bonus, i benefit. Li ho da tanto tempo, ragazzi, non mi importa chiuderli, sono veramente anche lì percentuali troppo basse. In questo momento non faccio trading su queste cose, però, ragazzi, non vi nascondo che spesso e volentieri, per esempio su BNB, quello che faccio è che quando mi resta qualcosina, per esempio dal trading, i $50, i $100 che magari non sono switchate, le cambio come, diciamo, small importi piccoli in BNB. Perché BNB, ragazzi, è uno dei miei token preferiti relativi a quello degli exchange, molto semplice, e ho più fiducia su Binance per quanto riguarda questo tipo di discorso, ma non lo vedo come un investimento, ragazzi, lo vedo semplicemente come un deposito, appunto, per avere maggiori
utilità, sconti sulle fee, quello che viene fuori appunto da Binance quasi sempre, quindi ormai conoscete questo meccanismo. Ethereum invece è stato praticamente azzerato, quello che c'è rimane solo come presenza nei miei wallet per via del discorso di fare gli scambi in Hash20. Quindi ho bisogno di avere il deposito degli Ethereum semplicemente perché attraverso questo, ragazzi, poi vado a scambiare in DeFi. Quindi, siccome ho tanti wallet privati misti per fare mille esperimenti, l'1% rimane lì su degli Ethereum, ragazzi, non lo chiuderò mai, ma non è neanche questo un investimento. Quindi, ho tenuto a dirvi questa cosa per spiegarvi che appunto tutte queste top crypto non sono un investimento. Perché? Io non faccio holding sulle criptovalute se il trend è ribassista. Lo so, ragazzi, ve l'ho spiegato mille, 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 mille volte perché secondo me hanno delle logiche diverse. Preferisco, se devo comunque stare in holding un po' per avvantaggiare la community, un po' per non remare contro la rivoluzione cripto, preferisco stare su Bitcoin, ragazzi, ma non su criptovalute o altcoin perché sono di proprietà, secondo me, di un team. Quindi c'è una differenza totalmente, cioè enorme tra quello che è il finanziare un team e il finanziare un cambiamento radicale come quello delle cripto che è dato da Bitcoin. La vedo un po' così, ragazzi, è un po' filosofia, quindi non siamo lì a fare i puntigliosi su queste cose. Per quanto mi riguarda le cripto, io esco dalle criptovalute se invertono il trend, anche su Ethereum. Quando Ethereum ha invertito il trend, sono andato via, soprattutto quando l'ho invertito sotto Bitcoin, ormai lo avete capito, anche per una serie di rischi connessi. Fermo restando che ragazzi, Ethereum, BNB saranno le mie prime criptovalute che rientreranno nei miei portafogli in maniera più consistente, andando semplicemente a traslare quelle che sono le stablecoin, trasferendole su Ethereum e BNB, per esempio, qualora il mercato dia un segnale di reverse dell'attuale situazione. Ho un trading system piantato costantemente 24 ore su 24 su Ethereum, che mi indica se eventualmente Ethereum entra in una fase di medio periodo di trend al rialzo. Qualora dovesse avvenire una cosa del genere, io rientro su Ethereum, ragazzi, con delle logiche da trader, non da investitore long term, che sono differenti. Perché questo momento di bear market, a prescindere, ragazzi, per me l'indicazione se c'è bear market o meno la fa Bitcoin. High risk token, perché ho deciso di mettere una percentuale così alta in questi token high risk, ragazzi? Intanto perché li avevo già e quindi semplicemente mi sono rimasti bloccati. Allora, che ha rendimento del 100 e passa per cento da qualche mesetto perché aveva fatto quel giochino lì di lock. L'ho lockato, ragazzi, perché voglio fare un esperimento. Questo è il mio esperimento in questione. Mettere questi tipi di token ad altissima speculazione in rendita massima per un anno e vedere se durante un bear market, alla fine dei giochi, come fa Cake in questo momento, io riesco addirittura a guadagnare oppure a perdere pochissimo o a perdere molto meno, per esempio, di altre criptovalute come Ethereum stesso, perché il farming del token in questione compensa in maniera drastica il calo. E se eventualmente Cake riesce a dampare meno di quello che io vado a guadagnare e a conti fatti guadagno più magari cioè perdo di meno, scusate, con Cake rispetto magari ad altre cripto anche in un bear market. Quindi questo esperimento su Cake, ragazzi, è semplicemente un test perché Cake è lockata al 100% di gain sulla piattaforma di Pancake. Beefy, stesso identico discorso, uno dei miei token preferiti, ma ha una capitalizzazione iper bassa, bassissima. Però Beefy, ragazzi, ha un meccanismo di reward di quello che sono le loro fee che vengono distribuite ai possessori del token fee attraverso dei buyback che ogni tanto vanno a fare. Non ho pochissimo, insomma, su questo token, ragazzi. Se la DeFi dovesse sopravvivere nei prossimi anni, probabilmente andrò a verificare come Beefy, che sarebbe Beefy Finance, ragazzi, è riuscita a mantenersi in vita e da lì prenderò eventualmente decisioni se andare ad aumentare la mia presenza su questo token che al momento resta al 2% proprio perché, come vi dicevo, sono ai risk token, cioè questi token possono fallire da un momento all'altro in maniera praticamente
cioè, in maniera non dico facile, però comunque possono fallire, ragazzi. Nexo, o in Nexo per quanto riguarda la questione delle SeFi, perché sono in rendita le SeFi, sulle SeFi di Nexo, le mie stablecoin. Alcune delle mie stable in SeFi sono lì, ragazzi, perché non avevo più Celsius, ve l'avevo detto da mesi e mesi. E ho seguito sempre la logica della rischio rendimento, risk reward per quanto riguarda lo spostamento delle mie cripto e delle mie stable in SeFi. Questa ad oggi ha pagato perché mi ha sempre spostato da quelle che sono le SeFi rischiose, secondo me, dove il rischio reward non vale, il gioco non vale la candela, e mi ha portato alla fine, ragazzi, a stare solo su Nexo. E a questo punto, ragazzi, monitoriamo anche il concetto loro legato alla questione che pubblicano costantemente su Armanino la collateralizzazione dei fondi. Anzi, ve lo faccio vedere. Eccolo qui, ragazzi. Allora, questo è il link in real time dove Nexo pubblica tutto quello che è, che è il collaterale insomma, attraverso questo sistema sembrerebbe che tutto sia coperto. Indica anche le customer liabilities, che però, devo essere sincero, si sono quasi dimezzate rispetto all'ultima volta. Questo perché? Perché probabilmente da una parte c'è una fuoriuscita anche dalla piattaforma Nexo, dall'altra moltissime depositi di Nexo sono in cripto. Questo significa che con il crollo delle quotazioni il valore in cripto di dollari delle cripto depositate in Nexo si è ridotto. Tant'è vero che Nexo ha fatto un giochino anche molto significativo, cioè ha inserito la possibilità di vedere le customer liabilities anche in BTC, proprio per vedere se il cambio, per esempio in Bitcoin, che sono 200.000 Bitcoin in questo caso, cambia o meno, ragazzi. Quindi nel momento in cui su Bitcoin magari vediamo lo stesso livello di quotazione di valore delle customer liabilities e sul dollaro scende, vuol dire che perché Bitcoin è sceso e perché le cripto sono scese. E quindi su Bitcoin abbiamo lo stesso tipo di deposito, quindi non sono fuoriusciti i depositi da Nexo, ma semplicemente si sono scesi in termini di valore in dollaro. Comunque è una informazione maggiore, una informazione aggiuntiva, sicuramente valida. Non vi nascondo i miei dubbi anche in questo caso nel mantenere dei depositi su Nexo, perché non perché Nexo la ritengo poco affidabile, ragazzi, perché purtroppo se andiamo ad avere un attacco netto alla DeFi e un eventuale crash sistemico dei mercati nei prossimi mesi, sarà difficile poi andare a vedere o a comprendere quale piattaforma può restare su. E allora il gioco non vale la candela, no? Perché comunque, ragazzi, un rendimento in SeFi non supera mai quel 8%, 10% alla fine dell'anno. Quindi sono rendimenti, scusatemi il termine, molto bassi per un rischio come quello delle cripto in questa fase. Perciò teoricamente il gioco non vale la candela neanche sulle SeFi, però c'è anche da dire, ragazzi, che poi mantenere fuori rendita tantissimi capitali, una tantissima quota, diciamo, di un capitale è sbagliato dal punto di vista investitore. Sto cercando di ragionare su questa cosa, non trovo una quadra perché è una coperta corta, come la tirate, da una parte aumentate il rischio, dall'altra lo togliete. In questo momento sono molto contento che Nexo abbia avuto l'intelligente idea di essere estremamente trasparente, o almeno così sembra, facendosi, diciamo, facendo affidamento da Armanino. Quindi questa la ritengo, diciamo, una cosa estremamente importante. Perciò una parte di queste stable che vedete è messa lì, ragazzi. Per quanto riguarda invece le top crypto, praticamente il nulla, e la struttura quindi del risk token resta poi vincolata, cioè restano presenti in Nexo, perché in questo momento le stablecoin mi sto facendo pagare, presente in SeFi, me ne sto facendo pagare i rendimenti in Nexo, perché sto facendo il farming di Nexo in quanto è molto basso. E qualora questa bear market dovesse finire entro qualche mese con la chiusura dell'annuale, perché no? Perché io vado a farmare il loro token a prezzi molto bassi. Ovviamente è un'operazione iperspeculativa, non dovete seguirla, non sono consigli finanziari. Questo portafoglio è il mio, vi sto spiegando le logiche, non copiatelo in nessun modo perché sbagliate al 100%, in quanto non è il vostro, ragazzi. E copiare i portafogli delle altre persone, degli altri investitori, è un errore madornale. Copiare le logiche
Invece no, quindi copiate le logiche e il mindset, ragazzi, al massimo e ragionate poi magari modificandolo, facendolo un po' vostro. Non copiate mai quello che fanno le altre persone, gli altri investitori. Quindi mi raccomando, non sono consigli finanziari, questo ovviamente lo sapete. Quindi stessa identica cosa con i YLD che sono bloccati per un anno per quanto riguarda gli LDAP, con le cripto che sono lì presenti. Tra l'altro lì ci sono anche dei Bitcoin e dei USDC e poi dei Wirex, ragazzi, VXT. Perché ho dei Wirex in quanto, a dire la verità, ragazzi, il token Wirex è il più stabile che c'è negli ultimi mesi. Anche questo ve lo mostro perché lo so, sembra un po', insomma, abbastanza, diciamo, strano, però è proprio così, ragazzi. Allora, VXT, il token di Winex, perché ha una capitalizzazione veramente ridicola, 100 milioni, è molto basso, essendo comunque un token che ha avuto un excursus particolare per via del fatto dei bonus legati alla carta Wirex, il cashback e tutto il resto, ragazzi. Poi Wirex si muove anche molto bene negli Stati Uniti, quindi sta facendo delle cosette interessanti, ha anche un tasso di rendimento notevole. E ragazzi, il VXT alla fine è più stabile, cioè questo bear market praticamente non esiste per questo token. Li avevo e non vi nascondo che durante questa fase di up me ne sono comprato tutto quello che avete visto lì, l'ho diciamo aumentato, l'ho tenuto lì. Addirittura sono in gain, però non sono grandi cifre, lo tengo lì per il cashback. Ancora non ho deciso però, ragazzi, se in un modo o nell'altro mantenerli oppure semplicemente poi venderli per il gain fatto. Non lo so ancora, sto riflettendo, diciamo, su questa cosa, però vedete abbastanza, in maniera abbastanza netta che in sostanza questo è uno degli unici token che ho lì che il bear market praticamente non lo ha mai visto. Detto questo, ragazzi, vi ho un po' spiegato quelle che sono le mie logiche in questo momento. Questo è il mio portafoglio e quello che sto facendo. Perché ho scelto questa cosa? Perché secondo me nei bear market avere investimenti e perdere ogni giorno non ha senso, ragazzi. Io diverse volte ho provato a spiegare le logiche, quelle vere, quelle degli investitori, piuttosto che la banalità, la superficialità di ragionamenti da struzzo di testa sotto la sabbia. Gli investitori, quelli veri, anche gli investitori istituzionali, non investono per perdere soldi aspettando un domani chissà che cosa succede, ragazzi, ma agiscono per limitare i danni il più possibile, soprattutto diversificando il portafoglio in maniera tale che il portafoglio totale, l'equity del loro portafoglio, non vada giù, ragazzi. Accettano un livello di ribasso, ma non la volatilità. Quindi deve essere un livello di ribasso accettabile dovuto a questioni non controllabili, non semplicemente stare su un asset che perde ogni giorno, ragazzi. Questo non è un investimento, questo non è una logica di investimento, è una cosa senza senso, totalmente sbagliata, che nessun investitore dovrebbe fare. Poi da lì a dire faccio il trader ogni giorno, ne va di acqua sotto i ponti, quindi cambia totalmente il concetto. So che magari molti di voi pensano che è difficile, giustamente, ragazzi, seguire il trend. Trovate sul mio canale YouTube delle playlist dove vi spiego come riconoscere il trend di un asset finanziario. Ragazzi, il problema secondo me, più che la difficoltà nello studio, nel seguire il trend e nel comprendere quando un trend cambia, non è quello, ma la questione psicologica, ve lo dico sinceramente. Secondo me, ancora in Italia, moltissimi investitori cripto amano il cercare di prendere i minimi, di stare su un treno che parte per un po' fare i cosiddetti giochini, no? Da gossip di io c'ero, io ce l'ho, bla 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 e tutte le altre cose. Ragionano meno da investitori professionisti e più da scommettitori. Questo non è un danno, non è una cosa negativa, è un mercato immaturo, giustamente deve maturare. Siamo qui per questo. La formazione è un po' il bombardamento da ogni giorno che facciamo, serve anche a questo, a cambiare le carte in tavola. Magari anche nelle prossime bull run. Già questa bull run rispetto alla precedente, la vecchia bull run, quella attuale, è stata molto meglio, ragazzi. Nella precedente veramente c'era un'ignoranza dilagante. Invece qui già la community italiana un alto livello l'ha raggiunto. Secondo me nella prossima bull run, speriamo fra qualche annetto, diciamo, sarà anche decisamente migliore l'approccio. Come faccio a cambiare questo tipo di portafoglio? Seguo degli indicatori. E il mio indicatore per eccellenza che mi dirà quando cambiare la mia struttura e andare più sulle cripto e meno sulle stablecoin, indovinate un po' qual è Bitcoin, il prezzo di Bitcoin, il prezzo di Bitcoin, ve lo dico, il prezzo di Bitcoin, l'unico indicatore che non è mai in ritardo, l'unico indicatore che comprendo alla perfezione dalla A alla Z, ragazzi. Quindi io guardo il prezzo di Bitcoin,
anche quello di Ethereum. Guardo queste due criptovalute, Bitcoin per quanto riguarda l'intero mercato, Ethereum per tutte le altcoin. Se virano al rialzo i loro trend, allora inizio a ragionare a fare crypto picking, cioè a dire quali sono le cripto che potrebbero farmi fare il botto, perché ragazzi, una cosa è ragionare a favore di trend del benchmark, che in questo caso io uso Bitcoin e Ethereum come benchmark, cioè come indicatore di riferimento. Una cosa invece è cercare di prendere i rimbalzi di singole cripto contro un trend primario, in questo caso al ribasso. Perché rischiate veramente tanto, a me non va di farlo ragazzi, io sono lì con la mia canna da pesca, il fiume sta scorrendo e aspetto, bello, tranquillo, con il mio cappellino, che passi qualche pesce che mi interessa ragazzi. La pazienza è la virtù più importante degli investitori e dei trader, ed è fondamentale comprendere cosa significa e come agire. Va bene, fatemi sapere cosa fate voi invece, qual è il vostro portafoglio, come avete diversificato, quali sono i vostri dubbi, per esempio, sul vostro portafoglio. Confrontiamoci anche nei commenti, scusate per gli spam ragazzi che ci prendono di mira, però io sto cercando di eliminarli, quindi scrivete nei commenti, magari qualcosina ce la scambiamo. Tanto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!